rush finale, 2 settimane. Beh, sono 2 settimane decisive per convincere gli indecisi. Noi siamo convinti di riuscirci, perché questa è una riforma che serve al paese, che fa bene all'Italia, rende le istituzioni più forti, dà più potere ai cittadini attraverso la riforma degli istituti di democrazia diretta, e quindi è una riforma utile, utile all'Italia. Oggi nuovo affondo di Renzi contro Grillo. Ma noi abbiamo di fronte un'opposizione che sta cercando di trasformare questo referendum in qualcosa di diverso da quello che è. Noi stiamo discutendo della Costituzione, invece cercano di trasformarlo in una lotta nel fango, e noi non ci presteremo. Orfini, Renzi non condanna le parole clientelari di De Luca, non prova di imbarazzo in un certo senso, vale tutto per raccogliere il sì? Ma guardi, parla con uno che non ha mai avuto buoni rapporti con il presidente De Luca ed è agli atti dei nostri dibattiti interni. Pensi che io al congresso ultimo mi andai a candidare a sostegno di Gianni Cuperlo a Salerno, in un collegio difficilissimo, proprio perché evidentemente non sono il più adatto a difendere il presidente De Luca. Dopodiché credo che quello che lui ha detto, chiaramente prendendo in giro nel caso in cui si specifica con un tono scherzoso, diciamo, in una riunione interna, sia stato onestamente un po' strumentalizzato eccessivamente. Era una battuta. Dal partito la rifiuti in commissione, insomma, solleva il caso, non è solo uno scherzo come dice lei. Siamo un grande partito, c'è sempre qualcuno che solleva il caso. Dopodiché oggi siamo qui per discutere del referendum e non di Vincenzo De Luca. Vede, questo è uno di quegli esempi. Noi stiamo cercando di parlare di quello di cui si voterà il 4 dicembre, che non è Vincenzo De Luca, non è Matteo Renzi, non è Matteo Orfini. Noi votiamo sulla riforma della Costituzione. Trovo abbastanza stupefacente che di tutto si provi a discutere salvo che di questo. È esattamente quello che denunciavo all'inizio. Scusi, Presidente, ma se un esponente importante, il governatore della Campania, dice raccogliamo i voti non sul merito ma sul fatto che Renzi fa piovere dei soldi in campagna, non siamo noi che solleviamo dei casi, forse è il Partito Democratico che, insomma, dovrebbe anche rivedere. Ma mi ha mai sentito dire una cosa del genere? Noi abbiamo, ho detto esattamente l'opposto. Noi stiamo facendo una campagna elettorale di merito, sul merito di questa riforma. Lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che quelli sono argomenti e toni inaccettabili e che non sono gli argomenti e i toni del Partito Democratico. Quando De Luca ha detto parole irricevibili nei confronti di Rosy Bindi, sono stato il primo a condannarlo e a chiedergli che si scusasse, cosa che con qualche ora di ritardo però apprezzabilmente, seppur un po' tardivamente, fatto. Dopodiché ribadisco, su questo abbiamo detto già ampiamente quello che pensiamo, ma siamo qui per parlare d'altro. I due giornali economici oggi lanciano un quadro duro per l'Italia, secondo me c'è no. Franceschini già ha detto il quadro reale, lei cosa pensa? Ma io credo che evidentemente ogni volta che si vota c'è qualche fibrillazione, però noi non siamo neanche per strumentalizzare questo. Ripeto, si vota sulla Costituzione, non si vota sul rischio di instabilità. Dopodiché io penso che un sì renderebbe l'Italia più forte, quindi ma perché le darebbe istituzioni più in grado di risolvere i problemi dei cittadini e rafforzerebbe una battaglia per cambiare l'Europa che stiamo facendo e che anzi abbiamo fatto solo noi in questo paese da quando c'è questo governo. Orfini, c'è una parte del partito che ha votato per 3 volte in Parlamento sì alla riforma e al referendum adesso voterà no. Come la spiega e soprattutto come si riparte il giorno dopo il referendum? Perché questa è una ferita grave. Non penso spetti a me spiegarlo, dovranno spiegarlo loro. In qualche modo ci hanno provato, secondo me non in modo molto convincente. Io credo che qualcuno anche nel PD stia trasformando questo referendum in un antipasto del congresso. Io penso sia un errore grave, lo dico soprattutto a chi viene dalla mia storia, dalla mia cultura politica. Al primo giorno di corso di formazione a Frattocchi ti spiegavano che mai bisognava scaricare le divisioni interne sulle istituzioni, perché questo avrebbe tradito la funzione nazionale di un grande partito, e parlavamo di un partito che non poteva governare perché c'era una democrazia bloccata, e già allora queste cose si spiegava ai giovani militanti che non andavano fatte. Mi dispiace che alcuni di quelli che tenevano quei corsi di formazione oggi si siano dimenticati quell'insegnamento. Grazie. Grazie.